Per me è un onore poter presentare questo film con Carmela, però cioè, ubi maior minor cessat, quindi quello che volevo chiedere a Carmela è un po' come è nato questo film, prima domanda, ma seconda domanda, come ti spieghi il motivo che se ne sia parlato tantissimo in Inghilterra, in Francia, all'estero e forse in Italia non quanto in questi altri paesi? Domanda cattiva, lo so però. Allora, io naturalmente ho partecipato alla sceneggiatura è anche di Alice e il merito, tutto quello che è bello nel film è dovuto proprio allo sguardo particolare di Alice, che in pratica è una maga dei colori e avevamo entrambe la passione di raccattare le cose per strada. Sempre con un po' di senso di colpa per sottrarle al loro spazio, però avevamo sempre l'idea di poterle, di cercare di trovare bellezza in quello che in qualche modo era passato, come tutte le parole quando hanno smesso di indicare qualcosa che si usa. Ebbene, quando tornavamo, Alice riusciva all'oggetto più assurdo a dare una sua collocazione e a ridargli una vita. Io sembravo invece un rigattiere proprio perché raccattavo di tutto e non riuscivo a rintracciare la stessa bellezza che invece è proprio nella sua capacità di coordinare gesti, colori. E credo che nei film quello che emerge sempre è proprio questa sua capacità di cucire le immagini e di trattarle come i suoni, costruendone un'armonia. Momento per me che è stato importante è stata la scrittura nei giorni del Covid, perché nei giorni della quarantena per me lì sarà divenuto importante riflettere, dirò una cosa che è assolutamente retorica e banale, ma sulla morte, o meglio su quello che significava il diverso modo di sentire il morire. Anche su che cosa significa morire in una società focalizzata sull'individuo e invece in una società dove sopravvivesse un legame con l'arcaico, con una dimensione comunitaria, come in quelle che erano le sopravvivenze anche delle strutture contadine di molti dei mondi dell'entroterra italiano, senza più neppure fare riferimento al nord e al sud. In qualche modo la morte viene tragica quando morendo il corpo finisce tutto, finisce la vita. E questo non ha a che fare con l'ipotetico al di là. Io parlo proprio di quando effettivamente in una società fondata sull'individualità, nel corpo individuale finisce per consistere tutto lo spazio del pensiero e della vita. Non vi svelo la trama, per quanto in realtà nell'intento questo film non ha nella trama una sua importanza, perché fin da Lazzaro Felice l'idea era quella di cercare un racconto che non si focalizzasse sui meccanismi dell'immedesimazione, ma lasciasse invece che la rappresentazione ponesse distanza nello spettatore, che lo spettatore vedesse sempre come estraneo, come uno sguardo dall'altrove, la possibilità di ciò che avviene nella storia. Quindi c'era anche probabilmente la pretesa difficile, faticosa, di cercare di fare un passo indietro rispetto all'epica del cinema, ma anche all'epica del romanzo, che in qualche modo comunque continua ad essere l'epica dell'io, dell'homo faber. Noi volevamo cercare invece di trovare nello spazio della dimenticanza, della distanza, in un modo diverso di narrare,
la possibilità di un'altra forma. Lo abbiamo provato introducendo delle forme narrative diverse. Incontrerete Cantastorie, ad esempio, e appunto la pretesa di una rappresentazione corale del fatto, in cui il fatto diviene meno importante, tutto quello che accompagnava era appunto una sorta di nostalgia d'amore, in cui però anche l'amore tornasse ad essere l'amore come sentimento di mancanza, come la consapevolezza, non quindi di una corrispondenza duale in un'altra individualità, ma come mancanza di una radice. Vi rivelo già che a condizionare il racconto è stata anche molto la lettura dell'Orfeo di Rilke, quindi la storia di Orfeo Euridice in realtà accompagna in qualche modo il racconto, definendo proprio nel rapporto di questa nostalgia dell'amore, questa nostalgia della mancanza, il tema più importante. E che ripeto, è una nostalgia che per noi voleva essere la presenza, ma soprattutto la radice. Ecco, lei, la tanto amata, che è Euridice nelle parole di Rilke, è la radice umana che lega al mondo, quel sentimento larico che la realtà tante volte possiede, che è negata all'individuo che in qualche modo non sa neppure morire, proprio perché muore sempre da solo. In realtà sono veramente piuttosto estranea a quelli che sono i fatti del mondo del cinema. Lavoro con Alice perché è una delle mie più care amiche, in qualche modo per me lavorare con lei è soprattutto un incontro. Saprei dirvi poco perché il cinema neanche mi piace troppo. Lo confesso, mi piacciono tanto i film, ma alcuni film, ma non sono un'appassionata di cinema e soprattutto di certo non sono appassionata del mondo del cinema, quindi io del perché è successo in un posto, non è successo in un altro, non lo so. Certo sono contenta che venga proiettato e che venga visto, perché in qualche modo sono convinta che la bellezza risuona soprattutto nella possibilità di catturare sguardi, quindi anche un qualsiasi film, come una fotografia, un quadro, un libro, si arricchisce degli sguardi che lo guardano e dunque la bellezza del film risiede in gran parte in voi che lo guarderete, che saprete ritrovarci, spero, qualcosa che ci sarà perché ce la vedete, che forse io o Alice non abbiamo neppure pensato. Chiudete.